nuovo regolamento imballaggi proposto dalla Commissione europea contiene un insieme di normative che, se approvate, rivoluzioneranno in gran parte usi e consumi dei cittadini europei. Le disposizioni si applicano infatti a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea e a tutti i rifiuti di imballaggio, coinvolgendo più ambiti di interesse, da quello della progettazione dell'imballaggio a quello del riciclo e della prevenzione dei rifiuti, dalla soglia minima di prodotto riciclato ai compostabili, dall'etichettatura ai sistemi di deposito e cauzione. Alcuni articoli sono particolarmente dirimenti e rendono l'idea dell'impatto che il regolamento porterà a livello produttivo nell'intera filiera del packaging. L'articolo 6 stabilisce che dal 1 gennaio 2030 tutti gli imballaggi messi sul mercato dovranno rispettare alcuni criteri di progettazione per il riciclo, ovvero essere riciclabili, essere effettivamente raccolti separatamente in modo efficace, essere selezionati in flussi definiti di rifiuti senza influenzare gli altri flussi e ancora essere riciclati per la produzione di materie prime seconde, dalla qualità sufficiente a sostituire materie prime vergini e dal 2035 essere riciclati su larga scala. Secondo l'articolo 7, a partire dal 2030 tutti gli imballaggi in plastica dovranno contenere un quantitativo minimo di plastica riciclata post-consumo per unità di imballaggio. Questa soglia è pari al 30% nel caso degli imballaggi cosiddetti contact sensitive, a prevalenza PET, e delle bottiglie monouso, per poi salire a una percentuale pari al 65% entro il 2040. Per gli imballaggi contact sensitive, realizzati con polimeri differenti dal PET, escluse le monouso, le percentuali vanno dal 10% del 2030 al 50% del 2040, esclusi da queste norme gli imballaggi di farmaci e dispositivi medici e quelli in plastica compostabile. L'articolo 8 introduce norme per quei packaging particolari che sono parte integrante del prodotto di consumo, ovvero le bustine di tè, le capsule del caffè, le etichette adesive di frutta e ortaggi e i sacchetti ultraleggeri. Questi imballaggi dovranno, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, essere compostabili in condizioni industrialmente controllate, negli impianti di trattamento dei rifiuti organici. Il tutto però solo nel caso in cui ci sia l'effettiva disponibilità sul territorio di sistemi di raccolta e riciclo dei rifiuti compostabili e biodegradabili e la non penalizzazione dei flussi di riciclo degli altri materiali. Il regolamento poi dispone con l'articolo 9 che il peso, il volume e gli strati dell'imballaggio siano ridotti al minimo. L'articolo 10 è centrale. Dichiara che l'imballaggio deve essere concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato o riempito un numero massimo di volte. L'operatore che immette questi imballaggi sul mercato dovrà istituire anche un sistema per il riutilizzo di tali imballaggi. Anche le etichette vengono normate nell'articolo 11. Gli imballaggi dovranno recare un'etichetta contenente informazioni sulla composizione del materiale sul riutilizzo e per gli imballaggi in plastica anche la percentuale di riciclato. Altra questione a cui il regolamento presta particolare attenzione è quella del monouso. Nell'articolo 22 si stabilisce che con l'introduzione delle nuove normative saranno vietati gli imballaggi raggruppati in plastica monouso, gli imballaggi di plastica monouso per gli ortofrutticoli freschi, gli imballaggi in poliestere espanso, escluse cassette per il pesce, gli imballaggi compositi monouso o altro imballaggio monouso del settore Horeca. Il nuovo regolamento imballaggi fissa, tramite l'articolo 26, gli obiettivi di riutilizzo entro il 2030 e il 2040 per il produttore e distributore finale di imballaggi. Dovrà essere del 20% per le bevande fredde e calde riempite nei punti vendita da asporto, del 10% per il cibo pronto da asporto, per le bevande alcoliche escluso il vino, per le bevande analcoliche per gli imballaggi per il trasporto e imballaggi raggruppati e del 5% per il vino. Il riutilizzo coinvolge anche gli imballaggi di trasporto, quindi pallet, casse di plastica, scatole di plastica pieghevoli, secchi e fusti per il trasporto o l'imballaggio di merci, percentuale di riutilizzo fissata al 30% entro il 2030. Imballaggi per il trasporto e la consegna di articoli non alimentari resi disponibili tramite e-commerce, degli imballaggi di trasporto come pallet, involucri e cinghie per la stabilizzazione e protezione dei prodotti, 10%. Il regolamento specifica inoltre che gli operatori economici che consegnano merci a un altro operatore economico all'interno dello stesso Stato membro utilizzano unicamente imballaggi di trasporto riutilizzabili per il trasporto di tali merci.
L'articolo 44 disciplina il deposito cauzionale, stabilendo che entro il 1 gennaio 2029 gli Stati membri dovranno organizzare sistemi di deposito cauzionare per CPL alimentari monouso, con capacità fino a 3 litri, realizzati in plastica e in metallo. Gli Stati membri potranno essere esentati se il tasso di raccolta di tali imballaggi supererà il 90% in peso sull'immesso al consumo negli anni 2026 e 2027. Confermati anche i target previsti dalla direttiva UE del 2018 in materia di riciclo, pari al 65% nel 2025 e al 70% nel 2030.